se ho inventato questa canzone per far tremare le mura della mia prigione. Per 10 anni ho resistito, ma nel frattempo il mio pensiero è rugginito. Mi pare anche un po' sbiadito come le mura dentro il quale mi sono seppellito. Ah, la mia vita racchiusa dentro un foglio, il male e il bene sono l'alba al doppio taglio. Il male ha preso il mio dominio, e il bene alla luce mi ha fatto nascere un figlio dell'oscuro. Non posso dare nemmeno un consiglio, con il senso di colpa per tutti i miei danni. Sempre a testa alta già, dall'età di 7 anni. Puro sangue, pensiero marocchino, pensiero fisso da arrivare sempre il primo. Equilibrio sul filo del mio destino. Tutto oggi non mi arrendo, ero un fiume con tanta pioggia e tanto vento. Nel momento della sofferenza, vedo l'alba sorgere nella mia coscienza, aggrappato alla lenza della speranza. Ora scrivo questi 4 barre, dando un senso a questa vita attraverso le sbarre. Questo è l'inizio di un'altra storia vera, che vive una traccia, la fine di una furia nera. È questa la mia faccia che ora trova svolta, rivolta sopra un volto amico. Adesso ve lo dico, ormai si volto nego, adesso ve lo spiego. Col tempo nel mio mondo spento, ci spento la mia fantasia, ma il cambiamento l'ho trovato in questa via. Dall'incoscienza ho perso la speranza, sono passato alla coscienza, chiuso solo in una stanza. Mentre i ricordi affiorano, i sensi di colpa ti divorano. Se quando avevo meno di 20 ancora la mia fragilità, adesso che più di 30 con la mia maturità. Oggi che ho capito tutto questo, devo ricostruire il puzzle della mia vita che ho rotto. Più si cresce, tutto un sbattimento, non è più come un tempo dove guardavo il mondo in mondo diverso. E io non recito, ma medito su ciò che è lecito. Come non amare ciò che è perfetto, ma rendi perfetto ciò che ami, io ve l'ho detto. Queste sono le nostre storie, coglietele come un fiore, da quando nasce diventa profumato ma alla fine muore. Buonasera a tutti, ricordo che fra pochi minuti vedrete e sarete partecipi di uno spettacolo teatrale insolito, fatto e prodotto non da attori ma da studenti universitari e persone detenute che mai o quasi mai sono saliti sul palco a recitare. Per questo abbiamo scelto di riproporre la situazione per cui per la prima volta siamo saliti sul palco a recitare, per presentare il lavoro finale del corso di mediazione dei conflitti presso il carcere di Ropera ormai 3 anni fa. Signori e signori, senza svelarvi nulla, siete invitati anche voi ad essere spettatori partecipi del gioco di luce e ombre che andrà in scena. Thank you.
istruzioni per l'uso, ovvero la parodia di come raggiunto la posizione di nuovo giunto. Benvenuti a San Benzano, dove ti fermi e non vai avanti. Quattro mura un po' fatiscenti ed il primo impatto con tre agenti. Arrivati in matricola dopo quattro foto e 10 in pronta ti dicono «Guaglio, patto sacche e vai a rotondo». E passando per il sotterraneo ti rendi conto di essere completamente estraneo e fermandoti di fretta, due lenzuola, una coperta e una gavetta. Tre o quattro rampe di scale, accompagnato dall'assistente e non quello sociale, ti portano su, nella sala principale. Benvenuti in rotonda, dove il primo sguardo è come se fossi dell'altra sponda. Il brigadiere con una certa indifferenza nota subito la tua presenza e con la sua costanza vede se sei già noto alla casanza. Appurata situazione dice «Colle, porto mo voglio». Due parole, quattro righe, senza fantasia, sei il prossimo per l'infermeria. Welcome to l'infermeria, dove l'infermiera con l'aria da sposina ti dice «Guaglio, qua c'è lo stick e fammi l'urina». E poco dopo che la stessa risatina ti dice «Complimenti, sei positiva alla cocaina». Ma non c'è problema. Qui in infermeria, tossico, balordo, chi che sia, risolviamo tutto con un po' di terapia. Dopo visita ben accurata, prenditi il sacco e ti infilo in una cella ben affollata. Un po' di caffè, una sigaretta e comincia la tua disdetta. Sei compagni chiusi in uno stanzone. Complimenti, iniziata la tua detenzione. Passato un po' di tempo al giudiziario, vivendo da puro precario, ti ritrovi ad abbandonare la circondariale travestito da pacco postale. E avendo quella sensazione come se qualcuno ti avesse tradito, di colpo vieni trasferito. E senza mai chiedere la tua opinione, ti ritrovi a Opera, una casa di reclusione. Scendi dal cellulare e ti guardi attorno. Quattro palazzi tipo edilizia popolare. Carica di sacchi con un dromedario. Sei pronto per il casellario. Appunto, scusate una domanda, ma chi comanda? Carcerato, sei appena arrivato un minuto e sarai spedato. Appunto, senza tante biciclette, guarda ma sti manette. Vado quasi al penale, fila dritto e non ti farai male. Ed è proprio vero. Il primo impatto che hai del penale è quello del lenzuolo con le gabbie. E tu un animale. Ma appena arrivo in sezione, c'è qualcosa che cattura subito la mia attenzione. Ovvero un finestrone. Mi avvicino con discrezione, ma dentro di me c'è tutta la curiosità di un guardone. E pian piano, il mio sguardo attraversa le sbarre e va sempre più lontano. Mi appoggio all'inferriata, guardando la campagna desolata, la tangenziale di là, la Piani Pamonti di qua. E intanto mi domando, ma che cacchio ce faccio qua? Ogni tanto, con molta immaginazione, penso di essere Sansone e di poterlo squarciare, sto benedetto finestrone. Ma poi penso, che fine farebbe il mio mausoleo di riflessione? Ciao Lore, come stai? Ciao Marghe, tutto bene, grazie. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, ma che facciamo domani? Ci andiamo a fare un giro in centro? Guarda, io ho lezione. Ma è sabato? Ho lezione a Opera. A Opera? Ma non era in carcere? Sì, dentro al carcere proprio. Cioè, lezione dentro al carcere? Sì. Che significa? Lezione di che? Di mediazione dei conflitti. Ah, perfetto, mediazione dei conflitti in un carcere. Eh sì, proprio così. Vabbè, siete solo studenti. No, saremo 30 studenti e 30 detenuti. Cioè tu fai lezione con 30 detenuti? Quante ore? Sono 8 ore. 8 ore? Ma non c'hai paura?
Non so bene cosa aspettarmi, un po' di ansia. E te credo. Però vabbè, vediamo come va. Oh, mi raccomando, chiamami domani, fammi sapere com'è andata. Assolutamente. Zio, sei pronto per domani? Per domani per che cosa, Christopher? Inizio il corso di mediazione. Ah, il corso dell'università all'interno del carcere. Sì, sì, sono pronto. Ah, sì? Sì. Dai, allora ci vediamo domani. Ma okay. Sai che sono un po' in ansia? Perché? Chissà quante ragazze belle ci saranno. Oh, Christe, mi raccomando, fate i bravi, perché è la prima volta che entrano le studentesse in carcere. Vabbè, non ti prometto niente, a domani. Fai il bravo, dai. Ho tenuto dentro tante cose per anni e anni, che avrei tanto voluto sputarti in faccia, ma una sorta di timore verso il tuo immane carisma su di me mi ha fatto rimanere immobile davanti alla tua forza. E ora ti chiedo, perché hai portato i tuoi tentacoli a banchettare con la mia innocenza, facendomi venire meno alla ragione? Perché mi hai portato a compiere spregevoli azioni, facendo precipitare tutto intorno a me, le certezze, gli amori, i sogni e i miei giovani sorrisi? Perché mi hai fatto sporcare le mani con il male, tra brividi che mi prendevano a calci le ossa? Perché quando gridavo, mi dibattevo, tiravo pugni alla tua luce oscura, fino a far sanguinare le nocche? Non mi lasciavi stare in pace. Perché stringevi sempre più forte la mia gioventù nella tua morsa di maligna perversità? Perché? 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 Ora voglio sapere il perché di tutto questo. Ma tu vuoi veramente sapere il perché? Sì. Perché tu inconsapevolmente eri indifeso, debole, attratto da me e hai subito il mio fascino. Ed io sono uno che si nutre di membra giovani e indifese, proprio come la tua. E ora vattene! Anni di lontananza dalla mia famiglia ho avuto il tempo per pensare e rivedere il mio passato, tutto il passato, e allo stesso tempo di crescere. Più riflettevo e più veniva fuori il maggiore dei miei conflitti interiori, l'ombra di un padre che non ho né mai visto né conosciuto. Ho tanti ricordi, li potrei definire forse piccoli traumi. Quelli più forti sono legati all'adolescenza. Ricordo che quando ero bambino, all'età di 6 anni, giocavo a calcio nella squadra del mio quartiere e ricordo che preparavo la borsa, mi lucidavo le scarpe e prendevo il pullman e andavo al campo. E ricordo che prima di iniziare a giocare, come rito, ci si usa mettersi tutti in fila nel centro del campo per fare il saluto verso la tribuna. Quella tribuna dove ogni bimbo ha il suo tifoso, il proprio padre. Per me su quella tribuna c'era solo l'ombra. La stessa ombra che c'era all'uscita di scuola, a casa. La stessa ombra che c'era quando avevo bisogno di lui. Quello che mi manca di più
di mio padre è il suo volto, il suo sguardo, la sua voce, ma quello che mi manca di più è la sua tenerezza. Oggi capisco che neanche la parola papà non conosco, non conosco nemmeno il sentimento con cui si dice, però conosco il significato. Per essere più precisi, sto imparando a conoscere il significato, grazie ai miei figli, grazie soprattutto grazie a mia moglie, al meraviglioso lavoro che fa con loro, a rendere vivo il nostro amore nel quotidiano, a rendermi sempre vivo nella loro vita, anche se sono poco presente. Infatti soffro perché li vedo una volta alla settimana, spesso una volta ogni 2 settimane. Se sommo le ore di colloquio in cui vedo la mia famiglia, sono un totale di 5 giorni all'anno, solo 5 giorni all'anno. E per i restanti 360 sono un'ombra. Io in questi 6 anni vivo per il colloquio, vivo solo aspettando il giorno del colloquio. La notte che precede il colloquio sono emozionato, sono agitato, come se dovessi andare al primo giorno di scuola, al primo appuntamento. Forse anche al primo, come se fosse il mio primo giorno di vita. Poi il giorno che arriva proprio il colloquio, la mattina del colloquio, vado in sala d'attesa e attendo l'assistente che mi accompagna nella sala colloquio. E quando vado al colloquio faccio un piccolo corridoio e io in quel corridoio aumento il passo, così riesco a sorpassare l'assistente per guadagnare un minuto, quel minuto che mi serve perché già in lontananza vedo la mia famiglia attraverso questo enorme vetro, vedo la luce, l'amore che hanno nei loro occhi e in quel momento inizia il colloquio per me. Quella luce che purtroppo io non ho, ma non perché non li amo, ma perché i miei occhi non possono nascondere la sofferenza e il dolore che mi accompagna in questi anni. Però, siccome neanche il cuore può mentire, io d'istinto appoggio la mano su quel vetro per fargli sentire il mio battito, per cercare il loro contatto. Infatti loro corrono subito e attaccano la loro mano sulla mia. E tutto questo dura solo un attimo, perché per fortuna si apre la porta del colloquio e io li abbraccio, li stringo forti tra le mie braccia, mi siedo sui divanetti, diventiamo una cosa sola tutti assieme, mi dimentico di dove sono, di dove mi trovo, le mura, le sbarre, mi dimentico di tutto, penso solo a loro. E io li accarezzo i capelli, per un attimo, mentre lo faccio, viene fuori quel bimbo che c'è dentro di me, e forse sono io che ho bisogno ancora di quella carezza, ma non mi interessa, a me mi basta farlo solo a loro quella carezza. Ecco il mio conflitto interiore. Alla sera, quando appoggio la testa sul cuscino, mi vengono i sensi di colpa, e poi quando vedo la mia famiglia al colloquio, quella luce che loro mi danno è molto più forte dell'ombra. Allora è un continuo di scambiarsi luce, ombra, luce, ombra. E credo che questo conflitto durerà fino al giorno che io tornerò a casa e avrò quella luce per 365 giorni all'anno, avrò quella luce che loro hanno oggi per me. Quella luce così forte che rimarrà sempre davanti all'ombra. La stessa ombra che non vorrò mai che sparisca o che mi abbandoni, perché ogni volta che avrò bisogno di lei mi basta da voltarmi. A volte mi soffermo, mi guardo allo specchio, cerco qualcosa, immagino un volto, immagino qualcosa, ma niente, anche allo specchio solo l'ombra. Allora chiudo gli occhi e sogno il suo forte abbraccio.
Ciao Peppe, come stai? Spero male, perché è così che mi hai fatto sentire per anni. Sai benissimo chi sono. Sicuramente mi hai riconosciuto a colpo d'occhio. D'altronde e te condividiamo tutto. Oltre lo stesso sguardo, pure lo stesso nome. Ma tu sei un demone! Il buio! La mia peggior paura. Spesso gli eventi della vita ci hanno portato a duri confronti e a trementi scontri, ma sono state proprio le tue vittorie che hanno segnato le mie più grandi sconfitte. Ricordo bene quel maledetto giorno. Mai, mai avrei immaginato che la vita potesse avere un fine e quel fine avrebbe dato inizio all'inferno puro. Perché tu, amico mio, mi hai voluto portare con te nel vivo dell'inferno, trascinando insieme a noi tutto ciò che di bello avevamo attorno. Sai benissimo di cosa sto parlando. Forse lo sai meglio di me. Ma quello che sto per dirti ti farà sentire come mi sono sentito io. E forse oggi ti sentirei parte di me. Sono passato all'incirca 7 anni. Sì, 7 anni. Quando hai voluto prendere il sopravvento, il controllo totale. Quando hai fatto sì che stessi lì in un angolo. In silenzio, a subire le tue malefatte come le stavano subendo le persone attorno a te. Ma tu non hai ragione. Non hai giudizio, non hai etica. Non sai che cos'è la parola amore. Sei come un robot che agisce sotto un preciso comando, cioè la rabbia. Non ti è bastato, no? Non ti è bastato annientarmi togliendomi tutto, macchiandomi. Nella più grossa infamia, senza darmi nessuna piccola speranza di intervento. È come se tu di colpo avessi rotto un vaso, quel vaso che io ci tenevo più di ogni altra cosa, ed io sono rimasto lì, a guardare i gocci rotti, cercando in qualche modo di poter attaccare i pezzi. Ma è solo portandolo alla luce che oggi riconosco la mia ombra. Io ho sempre avuto paura del buio. Paura, gambe che tremano, stomaco che si stringe, mascella serrata, chiusura. È brutto avere paura. Ma non ci devi avere paura, ci sono io qui. Allora cosa faccio? Come cosa fai? Ti appoggi, mica mi schiacci, eh? E tu cosa fai? Io? Tu non ti preoccupare, io me la cavo da sola, non c'ho bisogno di nessuno. Allora cosa faccio? Cerco quella luce accecante che nasconde il buio e che non mi fa paura. Cerco di essere quella luce, così che le persone non debbano aver paura di me. Che poi alla fine questo ruolo che mi sono costruita negli anni, nella Croce Rossina, di quella che è sempre chiamata a gestire conflitti, che è sempre sintonizzata sulle sofferenze degli altri, no? Che in una litigata comprende le ragioni di uno, comprende le ragioni di un altro, le mette insieme, cerca il compromesso. È stato gratificante questo ruolo, è stato gratificante, lo posso ammettere adesso, perché le persone ti vogliono bene, dicono Madonna Margherita, un giorno te faranno santa. Certo, te sei proprio un pozzo di pazienza, di comprensione che ci affondo. Ma se ci penso bene, tutta questa luce crea il vuoto, rende tutto piatto. E un giorno, quel maledetto fondo, il buio. Mentre l'ombra, il buio, crea spessore, rende pieni e in qualche modo rende veri. Ma la verità a volte fa ancora più paura del buio. Era come se improvvisamente mi potessi guardare dentro, non soltanto intorno. E poi le persone lo sapevano, lo sanno che io non sono solo luce, che non posso essere solo luce, che ho anche delle ombre.
Ma nessuno sapeva in che inferno mi ero cacciata con tutta sta sopportazione. Allora perché è che stavo facendo tutta questa fatica di cercare di risplendere ancora di più per nascondermi le mie stesse ombre? Ma la cosa più grave è che io non sapevo in che inferno mi ero cacciata. Però l'essere umano è una macchina perfetta. E allora è successo che il mio stesso corpo ha creato per me un sintomo per farmi svegliare, per farmi sentire, per farmi capire che cosa stavo vivendo. Si è tolto il sonno, ha creato per me l'insonnia. Ma che senso ha la luce senza l'ombra? Che senso ha il giorno senza la notte? E come che senso ha la notte? La notte ha il senso che sei da sola, che non c'hai nessuno da sopportare, da accudire, da coccolare, da rassicurare, da comprendere. No, di notte sei da sola con le tue ombre nel buio dove non ti vede nessuno, dove puoi permetterti di abbassare le difese. E allora è lì che si insinua l'insonnia, è lì che ti tiene sveglia, che ti fa pensare. E il tempo di notte è lentissimo. Le ore, minuti, secondi passano lente, molto lente. E tu ti giri da una parte, ti giri dall'altra, cerchi continuamente la posizione. Il letto diventa il posto più scomodo dove dormire, improvvisamente. E allora guardi l'orologio, sono le 2, sono le 3, sono le 4. Alle 4 devi avere fame, te lo dico, alle 4 devi avere fame. E allora pensi, vabbè, mi alzo, mangio qualcosa. Ti pare che mangiare 4 di notte e per forza ho fame. Oh, però dopo mi rimetto a letto e devo dormire, non posso arrivare tardi tutte le mattine, Margherita, la solita ritardataria. No, non esiste, dopo dormo. E allora ti alzi, mangi qualcosa, bevi qualcosa, ti lavi i denti, ti rimetti a letto e stai con gli occhi sgranati così. E a quel punto ti rendi conto che boom, sono cascate tutte le tue barriere. È inutile cercare di creare queste distinzioni. È inutile. Anche perché non serve nascondersi le proprie ombre accecandoti con la tua stessa luce. E quando ti rendi conto che non ce l'hai più queste barriere, queste difese, allora ti permetti di essere te stessa e guarda un po', finalmente e lentamente arrivano le lacrime. E sono lacrime calde, sono lacrime cariche, sono lacrime che tu hai soffocato. Che non c'hanno un luogo, non c'hanno un tempo, ma chissà da dove vengono, chissà da quant'è che stavano là, eppure arrivano così, come un fiume in piena, e tu piangi di notte quando nessuno ti ascolta, quando nessuno ti vede, e ti rendi conto che c'hai un problema, e quel problema è non essere in grado di chiedere aiuto agli altri. È indubbiamente faticoso, forse ancora più che cercare di nasconderlo. Ma in realtà sarei potuta andare avanti per sempre così, in questa mia, no, illusoria invincibilità, sorridendo di giorno e poi piangendo di notte. E poi? No. No, non andava bene, non erano questi i miei piani. Ma voi lo sapete, che meraviglia quando riesci ad abbracciare, ad accogliere anche solo un piccolo pezzettino di buio. Ma sì, chiamiamolo istinto di sopravvivenza, chiamiamolo come ci pare. Quello che è stato importante è che mi ha servito a bloccare un meccanismo di autodistruzione. E improvvisamente io ho potuto dire, oh, io non ce la faccio da sola. È incredibile la meraviglia che ti pervade quando scopri che accogliendo un po' della tua ombra riesci a diventare un po' più vero, un po' più bello. E allora l'ho guardato questo buio, queste ombre, questo dolore. L'ho guardato, l'ho accolto. Ho capito che era una parte di me. Come se gli avessi voluto bene. È qui che nasce la bellezza ed è qui che io ho deciso di cercarla, non dove c'è solo la luce che rende tutto piatto e impalpabile. Ma dove luce e ombra si incontrano? Sì, dove anche la luce ha il coraggio di lasciare spazio all'ombra a modo suo di risplendere. Situazioni coatte, forzate, dove si elevavano i miei sensi, ho avuto quell'inquieta consapevolezza che dentro di me albergassero più Davide, più ospiti di un unico condominio, come se custode di un canile dessi da mangiare solo ai cani più buoni e socievoli, lasciando a digiuni quelli che guardandomi con sfida minacciavano di mordermi.
Chissà se la propria ombra riflette tutti i cani ospiti. Forse per questa ombra, sagoma oscura, per ricordarti che ce l'hai sempre dietro, ma che non puoi riconoscerli. Ricordo vivamente un episodio dove persi la ragione davanti ad una provocazione. Dopo una breve colluttazione mi ritrovai chiuso, in cella di isolamento. Ma ciò che ricordo vivamente era la concezione, la mia visione della vita in quel momento, il mio distacco assoluto da ogni tipo di ragionamento, accompagnato da istinti suicidi, vendicativi, crisi di rabbia e follia, allontanandomi sempre più dalla realtà, vivendo a tratti in dimensioni di tipo mistiche. Dopo quasi 3 giorni venni trasferito in un altro istituto, dove mi misero in una cella psichiatrica con finestre oscurate per 27 giorni, amplificando tutte le sensazioni e tutti i cani che avevo dentro di me, senza nessun tipo di contatto con altre persone. Ecco, è veramente incredibile a quanti habitat si può adattare la bestia a uomo. E così dopo i primi giorni prova a scandire il tempo ripetendo dei versi religiosi, andando avanti e indietro per la cella, cercando di trovare una dimensione del tempo più vicina alla realtà. Ma le finestre, oscurando la luce, di certo non facevano il tifo per me. I giorni passavano scandendo ogni piccolo secondo. Ed io ero l'unico attore spettatore di quel silenzio. E mi resi conto che la luce del corridoio proiettava le ombre da chi da lontano, dall'inizio del corridoio, passava per andare d'altra parte. Non ero più solo. Le ombre come lupi si accavalano l'una sull'altra sulla parete davanti alla porta della mia cella, sul pavimento rincorrendomi, poi su muri dietro la branda. I lupi erano in agguato, pronti a divorarmi appena mi fossi distratto, appena avessi abbassato la guardia. Ed io, complice forzato del silenzio, sono lì, pronto ad aspettarli, tenendo come posso i miei cani al guinzaglio. Dopo un po' ero in grado di riconoscere ombra per ombra, lupo per lupo che si avvicinasse alla cella. Ogni sagoma aveva una sua identità, una sua caratteristica, il suo modo di camminare e gesticolare. E no, non potevano scampare al mio potente olfatto. Li fiutavo ancora prima di vederli. Ma un giorno, da un finestrone lasciato aperto dal lavorante del corridoio, entrò un raggio di sole che arrivava fino alla mia cella. Un nuovo ospite occupava il mio spazio, la mia ombra. Quel sole maledetto proiettava la mia ombra sulla parete, sconvolgendo ogni mia metodologia e strategia d'approccio con i lupi. Finché il sole entrava dispettoso in quella cella, era costretto a confrontarmi con il mio lupo, trovandolo spesso alleato, ma a volte carnefice del mio delirio. È proprio qui che decisi di conoscerlo meglio, cercando di capire cos'è che lo spingeva a fissarmi per ore e ore, scrutando ogni mio movimento. Com'è che era capace di entrare nella mia mente, sapendo precisamente dove fossero poste le mie cose più intime? Quasi come se fosse un mio fratello gemello, di cui io non fossi a conoscenza, e che tutto quello che avessi passato io nella vita, di riflesso l'avesse vissuto lui. Dopo 27 giorni mi vennero a prendere per spostarmi in una sezione comune. Il mio isolamento era finito. Mi girai prendendo un asciugamano che avevo sulla branda. E rimasi per pochi secondi a guardare l'ombra sul muro per l'ultima volta. Stavo lasciando Davide. Il lupo ero io. Trovare una motivazione per alzarmi dal letto mi spaventa. Chissà la gente cosa pensa di me. Uso il sorriso per proteggermi. Thank you.
fine primo tempo. È il mio ruolo. Ma no, un altro ruolo in realtà. Ci sarà un intervallo e quindi un momento di pausa, e però la nostra idea è che voi compriate il libro, semplicemente perché con l'acquisto del libro le royalty andranno a comprare materiale didattico, informatico o meno, delle persone, per le persone detenute che si sono iscritte a Bicocca, che si iscriveranno a Bicocca. Grazie. Ben ritrovati. Ora possiamo tornare a rivivere le storie, le vicissitudini, l'esperienza di vita delle maschere che avete di fronte. E attraverso la parola esplorazione potrete immergervi nell'intricato labirinto che attraverso la mediazione ci indica la via verso la riconciliazione. Stanza, tu che mi hai imprigionato, dove la sera non serve che cali il silenzio, per poter tirare la mia valigia più interiore, conoscendomi intimamente nelle mie fragilità. Tu, così severa e fredda, mi hai aiutato a formare le mie qualità migliori in solide certezze. Quando tu mi hai privato di tutto, tranne del mio lupo, e l'abbiamo fatto diventare il mio tesoro, il mio unico compagno di viaggio, lui è il mio dipinto migliore e l'ho creato dentro nelle tue mura. L'ho educato anche al perdono, facendolo riflettere nei momenti di impotenza e di rabbia. Non ti è bastato sottrarmi tanti anni della mia vita, ma hai rinchiuso anche le mie gioie e i miei dolori. Ma alla fine sono riuscito a diventare un lupo migliore e forte in questa vita. Stanza, sei stata creata per isolarmi dal mondo. Eppure, dentro di te, ho saputo ritrovare la mia libertà. Senti, ma secondo te perché le persone commettono reati? Sì. In tutti questi anni in carcere a volte mi sono confrontato con compagni che dice che da piccoli hanno vissuto proprio nell'illegalità, con droga, spacci, rapini, eccetera. Ma io non mi posso giustificare, purtroppo, perché la colpa è solo mia. Perché quando ero piccolo, diciamo, che la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare niente, mi ha dato tutto proprio per essere una persona diversa di quello che sono oggi. E fatto, facendo questo percorso in carcere, e mi ha fatto capire tante cose. Uno, per capire i suoi sbagli doveva tornare molto molto indietro, magari tornare a volte un bambino. È quello che ho fatto io quando avevo più o meno 6-7 anni. Un giorno passeggiavo con uno dei miei zii vicino a un cantiere dove stavano ricostruendo una casa, e in un certo punto
c'era un mucchio di mattoni e c'era una carriola. Io provai a prendere quel mattone e l'avevo messo sulla carriola. E poi mio zio a quel momento è stato con la bocca aperta, che mi soprannominò Conan il Barbaro. Da quel momento, crescendo, nella mia testa volevo essere quell'attore, quel personaggio forte. A 13 anni, più o meno, ho iniziato a trasgredire le regole, ho iniziato a bere, fumare. A quel momento sono stato contagiato del piacere, della bella vita. Il fatto che avrebbe condizionato non poco il mio agire da adulto. E infatti quando arrivai in Italia nel 1998, l'idea che avevo di questo paese, che la mentalità e la visione più aperta della gente, mi ha favorito, diciamo, a perseguire, a cercare quel piacere. E così mi gettai discoteche qua, là, fino al punto di rendendomi conto della mia triste condizione, che ho cercato di fermarmi, ma non ho avuto la forza di farlo. Ho cercato di trovare un lavoro e faticare come fanno tutti, non ho avuto anche la forza di farlo ancora. Fino perché uno conoscendo un stile di vita dove non si fa niente, è difficile tirarsi fuori. E così mi gettai sulla via della devianza e così iniziai a fare riate. E poi oggi mi trovo qua con una condanna in carcere. Alla fine la ragione che mi ha fatto diventare questa persona qua oggi, è stato mio figlio. Quando era piccolo, perché l'ho lasciato, quando sono entrato in carcere l'ho lasciato perché aveva appena 2 mesi. Quando me lo portavano al colloquio, vedevo quell'anima innocente e ho iniziato a riflettere che un figlio così cresce senza padre, ho iniziato ad avere quel senso di colpa. Perché, diciamo, lui che mi ha fatto sentire, darmi un altro sentimento, magari non posso spiegarlo com'è, magari un padre che possa capirlo. E così ho iniziato a frequentare corsi qua, là. E oggi, diciamo, sono questo che prima non comunicavo con le persone. Come quel personaggio non comunicava con le persone, perché la forza non ti lascia proprio. Avevo il problema della timidezza, che a volte fa brutti scherzi. Ma oggi sono qua e parlo a delle persone perché senza problemi, perché questo mi dà, diciamo, il senso della responsabilità. Uno quando fa un lavoro con un gruppo lo deve portare a termine. Io direi, quando facevo il colloquio, faccio il colloquio, vedo quel dolore dei miei familiari e questo ancora mi ha messo ancora in difficoltà. E poi, frequentando un altro corso che mi ha fatto proprio capire tante cose, quello che mi ha fatto comprendere la consapevolezza vera, non quella che sentiamo nominare ogni giorno. E così comprendo la consapevolezza vera. Oggi, adesso, alla fine, definisco la mia storia con una metafora,
che a volte o quasi sempre il piacere contiene dentro di sé il seme di dolore, come una rosa spinosa che mostra le sue spine solo da adulta. Aspetta, ma un'altra domanda. Quando ti guardi indietro e guardi a Conan il Barbaro, che provi? Diciamo vergogna. Secondo voi, cosa c'è di particolare nel fare un percorso di mediazione? Un'esperienza di formazione come tante altre, forse? Beh, non proprio. È stata molto di più. Troppo intensa e complessa per raccontarla nel dettaglio, ma forse possibile immaginarla. Un casolare, campi di grano, sole di fine agosto, una strada serrata, un bosco, io e il silenzio, canto degli alberi, buio e i miei pensieri, io e la scelta dell'albero. Il tempo si è fermato. Dopo mesi frenetici è arrivato il momento di fermarsi e ascoltarsi. Senso di responsabilità, non deludere le aspettative, essere sempre sul pezzo o quasi sempre. Diventare adulti, crescere, passare dall'essere coccolati al coccolare, all'essere rassicurati a rassicurare, a fare i conti col senso del dovere, a tenere alti i valori principi quando gli altri si sono dimenticati di come si fa. Beh, è dura davvero. Perché, scusa? Perché hai creato delle aspettative e anche tra le persone più care il cortocircuito è facile. Non ci si ricorda più chi le faceva prima quelle cose, chi aveva in mano le redini, la responsabilità. Ma cosa dici? Ormai sei grande, ti stai per laureare, stai per uscire di casa. Lo so. È compito tuo. Lo so. Ne sono consapevole, so cosa mi aspetta. Però nel qui e ora ho ancora bisogno di essere rassicurate, di avere conferme, solo per un altro po'. E così attraversare e fare questa esperienza di mediazione ha fatto sì che arrivassi a riconoscere come mio quel casolare, i campi di grano, il calore del sole, quella strada percorsa molte volte, il bosco e l'albero come parte di me. L'inizio di questa storia risale alla fine degli anni Ottanta. L'arresto, dopo i fatti avvenuti, è arrivato puntuale in una calda notte di settembre. L'impatto con il carcere è stato devastante, traumatico. Proverei a definirlo quasi ai limiti della sopportazione. E fino a questo punto della storia niente era normale, considerato che avevo fatto delle scelte, anche se sbagliate. Ma per me, in modo del tutto inaspettato, le porte del carcere poco dopo si sono spalancate ancora, questa volta nella direzione opposta, verso la libertà. Inizia in questo preciso istante un percorso interiore che ha caratterizzato i miei successivi 20 anni, e in questo arco di tempo diverse volte ho creduto e mi sono anche convinto di aver imboccato la strada giusta verso il cambiamento, ma non era così. Il mio era solo un cambiamento di facciata per farmi perdonare dalle persone a me più care, disinteressandomi completamente di tutti gli altri. Ho vissuto i successivi 20 anni in una situazione direi quasi surreale, dove tutto aveva un significato personalizzato che solo io potevo capire. Non è facile convivere con una condanna che aleggia sopra il tuo capo. Tutto si riduce ad un eterno conflitto tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto, tra certezze e incertezze, che alla fine inevitabilmente hanno condizionato tutta la mia vita. Chi ero, chi sono, chi sarò,
Queste tra le tante domande a cui non riuscivo a dare una risposta, sempre come un gioco tra luce ed ombre, eterni conflitti che mai pensavo di riuscire a superare. Mi ribellavo. Ma io non sono chi vogliono farmi credere di essere. No, non lo accettavo. La soluzione a tutti quei perché era lì a portata di mano, dentro di me. Ma io ero troppo accecato dalla rabbia, soprattutto con me stesso, e non la vedevo. Mi mancava il coraggio per iniziare a cercare, guardarmi dentro, e se lo avessi fatto fino in fondo, forse sarei riuscito a darmi una risposta tanto tempo prima. Ma guardarsi dentro, accettare la propria ombra, implica anche dolore, sofferenza, cosa che io non ero ancora pronto a fare. Fino a quando una sera mia figlia inizia a farmi delle domande, e tra noi questo argomento non era più un argomento tabù, e lei non era più una bambina a cui potevo raccontare la favoletta. Era diventata una donna, ed io mi ero aggrappato a lei. Eravamo uniti dallo stesso destino, per entrambi la stessa cosa. È stata lei con le sue domande a farmi notare che stavo ancora vagando, alla ricerca della mia identità, quella vera. Ma tu chi sei, papà? Quando arriverà la condanna definitiva, che farai? Ti assumerai le tue responsabilità? Continuerai a ingannare tutti? Scapperai come hai sempre fatto? Non ho saputo rispondere a quelle domande. Quelle parole mi hanno colto di sorpresa e nello stesso tempo hanno squarciato il velo che copriva la mia anima, la parte più scura di me, che pensavo bastasse solo nascondere da qualche parte. Ma mi sbagliavo. In quel periodo credevo di essere forte, mi sentivo preparato a fronteggiare qualsiasi imprevisto. Non avevo fatto i conti con l'innocenza di mia figlia. Quelle parole mi hanno sconvolto. Per parecchie notti non sono riuscito a prendere sonno. Avevo le sue parole dentro la testa. Questo argomento per diversi anni non l'abbiamo più affrontato. Abbiamo deciso di evitarlo. Quando, dopo tanti anni, è arrivata la sentenza definitiva, sono rientrato in carcere e per la prima volta il ritorno in carcere non è stato traumatico come la prima volta, ma è successo qualcosa di inaspettato. Il ritorno in carcere mi ha fatto sentire per la prima volta un uomo libero, una persona veramente libera. Quando è arrivata la sentenza definitiva, non ho ingannato nessuno, non sono scappato, mi sono assunto le mie responsabilità. La cosa più giusta e anche la più dolorosa. Oggi credo, e grazie anche al corso di mediazione che ho fatto all'interno del carcere, ho capito che avevo iniziato la mediazione con me stesso tanto tempo fa. Il corso di mediazione mi ha dato gli strumenti per andare in profondità e mi ha fatto capire che le ombre non sono meno importanti della luce. Adesso mia figlia sa chi è suo padre, lo capisco dai suoi sguardi, quando abbiamo la possibilità di vederci. E di questa dolorosa storia rimane sicuramente una persona migliore, un padre migliore. E quel meraviglioso rapporto che nel corso degli anni da seme è diventato il frutto del più reale e profondo cambiamento. Grazie Serena, ti voglio bene.
proprio vero che la bestia uomo si adatta ad ogni tipo di habitat. Così come un camaleonte cambia pelle nel nuovo spazio. Così come io applico la mediazione con me stesso nella fase di adattamento di un nuovo spazio. Ne studio i meccanismi, limito il nuovo territorio, verifico i nuovi confini. In questi anni di detenzione spesso mi sono costretto, mi hanno costretto, a guardarmi a uno specchio. E l'immagine che vedevo riflessa, spesso non ero capace di riconoscerla. È come se io fossi l'involucro, il contenitore che contiene più personalità, più sfaccettature dell'essere Davide. C'è quello educato, gentile, c'è quello rabbioso, c'è quello che si imbarazza, c'è quello creativo, ma quello che a me risulta ancora tragicomico e imprevedibile è quella parte oscura, quella parte che la mia ombra. È come se io avessi dentro di me un lupo in agguato, ed io fossi la sua preda. La clessidra della detenzione usura e consuma il tempo come gli anni che passano. È il momento di mettermi alla prova, è arrivato anche per me. 1 marzo 2016, 12 ore di permesso, 12 ore al di là del muro, 12 ore con il mio lupo oltre i propri confini, 12 ore oltre me stesso. La mattina sono lì in sezione che euforico aspetto che mi chiamano, quando il silenzio della sezione viene rotto dalla voce dell'assistente che grida il mio cognome seguita dalla parola permesso, e il livello di eccitazione era talmente così alto che era paragonabile solo al livello di rassegnazione di quando pronunciavano il mio cognome seguita dalla pena da scontare. 20 anni. E così dopo la parte burocratica e matricola sono lì, davanti al cancello. Mi sembrava di sprofondare. In effetti poi penso, dopo anni passati a camminare sul cemento, ti rendi conto che l'asfalto è più morbido. E sono lì, davanti al cancello. Non è vero che siamo tutti sotto lo stesso cielo. Il cielo che aveva davanti era diverso, senza sbarre. E poi? Barbara è lì. La vedo. In fondo al parcheggio. Si avvicina. Un bacio per riconoscersi. E per placare quell'espressione che in quel momento urlava smarrimento. E poi mezzo al mondo. Per deporre la mia firma al commissariato. E fra persone che mi camminavano a destra, a sinistra, macchine, motorini, pullman, clacson, basta! Sono lì davanti al commissariato per deporre la mia firma. La sensazione è quella che se come tanti anni fa avessero arrestato un lupo cattivo che aggrediva il gregge e oggi con quella firma stavano avvertendo il gregge che erano pronti a metterlo alla prova per vedere se erano riusciti a domesticarlo. Ma la mia testa comincia ad andare in confusione. Ha bisogno di qualcosa che da nuovo lo porti al vecchio. Qualcosa che mi risultasse familiare. Qualcosa che mi portasse in questo nuovo mondo. E salito le scale di casa, sono lì davanti alla porta di casa mia. Apro la porta. Asia. Il mio cane ormai è vecchio. 3 secondi. 3 secondi. Chino il capo e viene verso di me. È proprio vero. Fra animali subito ci si riconosce. Ma entrate in casa, la mia testa comincia a fare a cazzotti con questa nuova dimensione. Per anni in qualsiasi punto del carcere mi fossi girato, avevo un muro a 3 metri. Ed ora mi affacciavo al balcone di casa guardando l'orizzonte all'infinito, senza mai incrociare un muro.
E guardarsi allo specchio per intero? Quando per anni e anni il massimo è stato guardarsi in uno specchietto grande come un libro. E sbattersi un bicchiere di vetro sui denti perché non ne riconosci più il peso, non ne sei capace di calibrarlo. Così come una forchetta di metallo rispetto a quella di plastica. E sentirsi un alieno, sentirsi strano perché non riesci a fare una telefonata con un telefono di ultima generazione. Per scoprire che poi le persone che hai intorno neanche più si guardano in faccia, se no con un pollice appoggiato su uno schermo. E l'italiano, diverso da quello di 10 anni fa, evolutosi in un italiano volgare, su 5 parole ci sono 4 cazzi. No, no, stavo perdendo il controllo, stavo perdendo l'equilibrio, mi stavo avvicinando ad un attacco di panico. E la sensazione è come se il lupo dentro di me fosse lì pronto a divorarmi. Ma io chi sono? In una crisi di identità, quella che prevale, la parte più oscura, quella più forte, quella capace di difendersi in un millesimo di secondo. Per assunto, proprio in quel momento sarei voluto ritornare subito in carcere, cercando un minimo di protezione proprio in quei muri che mi avevano schiacciato per anni. Ma Barbara è ancora lì, pronta a offrirmi un abbraccio. Cercando in quell'intimità perduta un minimo di contatto. Ma le mie preoccupazioni aumentavano, perché il sesso è un altro universo negato al detenuto. E così la clessidra della detenzione riprende il suo corso. E sono di nuovo lì, spalle al portone del carcere. Un bacio per non dimenticarsi. E un saluto. Al mio rientro in cella ho bisogno di stare da solo. E me ne scappo nel bagno, rimanendo diversi minuti a guardarmi allo specchio. Quando ad un certo punto mi rendo conto che il lupo mi stava fissando e strizzandomi l'occhio mi dice: bravo Davide, ti sei comportato bene. Ecco, forse la mediazione con me stesso è iniziata molto prima che io uscissi da quel permesso, ma quel giorno decideva e stabiliva che la libertà non è una condizione fisica, ma mentale. Grazie. A soffermarti e a pensare, anche solo per un attimo, a quanto siano simili la luce assoluta e la tenebra più profonda. Ti suona nuovo, questo pensiero? Non riesci proprio a cogliere nessuna analogia? Cosa ti evoca, caro spettatore, l'immagine del buio assoluto? Angoscia, solitudine, disorientamento. Ora, soffermati e rifletti sulle emozioni che ti suscita la luce, quella assoluta intendo. Non mi dire, caro spettatore, che le emozioni che stai provando sono distanti da quelle provate poc'anzi. Se così fosse, non ti sei immerso nel modo giusto nella tua profondità. È più difficile, vero, se si tratta di luce? La luce di cui ti parlo è accecante, è un cono bianco che non ti permette di vedere altro, è un faro puntato negli occhi. Riesci adesso a cogliere le analogie tra questi due poli? Non provi anche in questo caso angoscia, solitudine, disorientamento?
Ora, pensa all'animo umano, alla percezione di noi stessi come solo tenebra o solo luce. A ben pensare, il risultato del nostro atteggiamento nei confronti del mondo e prima ancora nei confronti di noi stessi non sarà poi così diverso. La luce assoluta, così come la tenebra più profonda, non ci permettono di vedere niente, neanche noi stessi. In ogni animo umano convivono questi due elementi.